Io ti faccio l'aria tipo Beyoncé se vuoi intanto. Hai mai utilizzato la musica per raccontare una relazione sentimentale? Sì, forse l'esempio più eclatante e fortunato di tutto questo è Molecole, appunto, che l'ho scritta veramente 2 giorni dopo aver capito che mi ero cotta come una pera. E allora per giocarmela ho scritto una canzone e l'ho inviata su WhatsApp. Per la disperazione, è la carta. Era finale. La mia ultima carta. Ho detto vai, mi gioco tutto, ti ho scritto una canzone. Ha funzionato? E me ne è arrivata una indietro. Quale canzone di un altro artista avresti voluto scrivere tu e perché? Tipo E ti vengo a cercare, secondo me è una delle canzoni sì. più bellissimissime del mondo. Bella quella, sì. Oppure Extraterrestre di Finardi. Ok. Che non so, è un pezzo che mi ascoltavo da piccolo in macchina, in cassetta. Quella volta che ti sei sentita veramente libera. Fare il bagno di notte con le mie amiche completamente nude. Dove? A Lido di Savio, in Romagna. È stato fighissimo perché c'era la luna piena, ci tenevamo per mano e guardavamo le stelline. È stato molto romantico. Credi che la musica possa essere un veicolo di informazione e sensibilizzazione? Ci sono delle cause per me importantissime. Però cerco, cioè non mi viene proprio mai da accostarle perché credo che l'espressione creativa o viene genuinamente trasportata verso un argomento oppure partire con l'idea faccio una canzone per sensibilizzare contro. Anche a me interessa, ma non quando è il punto di partenza un po' a priori che dici appunto voglio fare una canzone. Prova a collegare i momenti sotto a delle canzoni. Il tuo primo bacio. Il mio primo bacio ti direi Guardia 82, perché eravamo sempre nella ridente Lido di Savio e a Lido di Savio succedono cose molto belle. Succede di tutto. È la tua prima volta. Holiday dei Green Day. Vabbè, onesto. Molto rock and roll. Io avevo detto tipo qualche cringiata tipo Ian Tears. No. Un momento felice. Direi Vivo di Andrea Laso De Simone. Che fa? Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Secondo te c'è più libertà nella musica o nel sesso? Domandone. Io credo nella musica in realtà, assolutamente. I agree. Assolutamente. C'è chi fa musica fuori da qualunque schema, se non altro la libertà di farlo. Cioè, sul sesso penso che ci sia un po' una finta libertà ancora, nel senso che ci diciamo grandi parole ma poi nei fatti non mi sembra che sia così vero. Sono d'accordo, secondo me step by step, alla fine i grandi cambiamenti arrivano qualche un passetto secolo dopo e l'altro. Ci sta.